Pace bene, bentornati con il nostro appuntamento con i Santi. Oggi, 2 luglio, noi ricordiamo San Bernardino Realino e ascoltiamo la sua vita. Bernardino nacque a Carpi nel 1530 da Francesco Realino e da Elisabetta Bellentoni. La madre gli diede un'educazione cristiana, insegnandogli a recitare il rosario quando era ancora piccolo. Studente dapprima a Modena e poi a Bologna, fu protagonista di un episodio che non dimenticherà mai. Incontratosi un giorno con una persona che gli aveva fatto un torto, lo colpì con la spada, senza però ucciderlo. Compiuti gli studi e laureatosi in giurisprudenza, fu podestà prima a Felizzano, poi a Cassine e in seguito a Castelleone, facendosi amare dovunque per la sua onestà e carità. Fu a contatto con le miserie e le ristrettezze dei suoi cittadini e maturò in lui la vocazione religiosa, decisa poi a Napoli grazie alla predica di uno zelante gesuita. Divenuto sacerdote nella Compagnia di Gesù, fu da subito oggetto fama di santità. Trasferito a Lecce, fu presto riconosciuto dal popolo come sacerdote zelantissimo e pieno di inesauribile carità. Morì il 2 luglio 1616 alla veneranda età di 86 anni. Di San Bernardino ricordiamo subito questo episodio molto particolare. Il popolo leccese, che lo amava tantissimo, gli ha chiesto praticamente di divenire patrono della città quando lui era ancora in vita e lui accettò, l'unico patrono ad essere stato nominato così quando era ancora in vita. E quindi pensiamo alla figura del patrono. Chi è il patrono? Era quella persona che protegge, quella persona che è lì a darti la forza quando tu sei più debole, quando tu non ce l'hai, che si occupa di te e che sta lì a provvedere proprio dove tu non riesci. Prima il culto dei patroni nelle città era molto molto vivo, ma dal punto di vista anche religioso ci si sentiva accompagnati dal patrono, lo si invocava quando ce n'era bisogno. Adesso è ancora così, abbiamo ancora bisogno di un patrono? In realtà credo che ci sentiamo tutti più autosufficienti, più capaci di provvedere a noi stessi e magari anche nel bisogno facciamo fatica a chiedere aiuto, perché questo vuol dire che non siamo forse all'altezza, che siamo deboli e questo non ci piace. Purtroppo preferiamo rimanere in una situazione magari di sofferenza piuttosto che parlare e chiedere aiuto. Che questo San Bernardino magari con la sua intercessione possa aiutarci a correggere questo nostro atteggiamento tipico dell'oggi e della nostra società, quello di non voler chiedere aiuto e di voler essere a tutti i costi autosufficienti. Invece no, riconosciamoci creature proprio agli occhi di Dio, agli occhi dei santi soprattutto che non ci giudicano, e chiediamo la loro intercessione, quella di un patrono, quella che, di qualcuno che possa aiutarci, perché noi ci riconosciamo come coloro che hanno bisogno di aiuto. San Bernardino prega per noi.